Una situazione estrema che si racconta da sola, quindi cerchiamo di capire come si è arrivati a questo punto. Lo facciamo con un ospite in studio. Do il benvenuto all'assessore ai lavori pubblici del Comune di Como, Daniela Gerosa. Innanzitutto, grazie per l'invito e buonasera. Grazie a lei per essere qui con noi. Allora, abbiamo visto nelle immagini del servizio, anche sulla nostra pagina Facebook, abbiamo una scheda analitica di questa situazione. Quindi inevitabile domandarsi come si è arrivati a questo punto. Sono immagini che si commentano davvero da sole. In questi anni di amministrazione mi è capitato di vederle in diverse scuole. Per fortuna in alcune di queste situazioni nel frattempo si sono risolte, ma concentrandoci su queste tre, sono tre situazioni diverse che hanno origini diverse. In una la causa è un'infiltrazione ormai molto annosa, dal 2008 nella scuola di via Massina entra l'acqua dal tetto a causa di un intervento fatto molto malamente per installare i pannelli solari. Come spesso accade, non si trova soluzione ad un problema e questo poi dilaga nonostante i tanti interventi manutentivi nel corso del tempo. Ora sarà possibile però intervenire, sì, su questa prima situazione che ci ha descritto? Per fortuna ancora abbiamo sollecitato l'azienda, che è già intervenuta negli anni in questo senso, e l'intervento risolutivo non dovrebbe essere molto lungo, perché parliamo di alcune settimane, un mese in tutto dovrebbe essere. Questo permetterà di riutilizzare la palestra di via della scuola Massina di via Interlegno e di consentire di svolgere l'attività di educazione fisica nella scuola. Diverso il discorso degli spogliatoi, dove l'incuria è veramente molto più annosa, si parla di un intervento che viene trascurato da molti, molti, molti anni, che ha anche un budget non irrilevante, e per questo già dall'anno scorso sono stati stanziati 220.000 euro, che è il fabbisogno necessario per metterli a posto e consentire di utilizzare sia quelli maschili che quelli femminili. Non un intervento brevissimo, speravamo di riuscire a farlo entro l'inizio delle lezioni o al più tardi entro la fine dell'anno, invece purtroppo quest'anno, con il nuovo codice degli appalti, gli slittamenti relativi, credo che dovremo aspettare fino a marzo, così hanno detto stamattina i tecnici. Di fatto però ce l'ha descritto in questo momento, i problemi sono presenti da anni, come mai non c'è stato un intervento preventivo? Ma guardi, abbiamo una situazione dell'edilizia scolastica molto complessa, abbiamo 41 scuole in comune di Como, le più giovani hanno 40 anni, quindi si tratta di edifici che invecchiano e che hanno bisogno di interventi a volte molto costosi. In questi anni abbiamo fatto fronte ai più urgenti, tenga conto che vengono stanziati circa 1 milione, 1,5 milioni di euro all'anno da questa amministrazione. Io sono arrivata e lo stanziamento del 2012 era 80.000 euro, quindi un po' diverso. Questo ovviamente però non consente di mettere a posto tutto il pregresso, che è tanto. Ma tanto, di fatto tanto. Gli studenti quindi in questo anno scolastico dove frequenteranno le ore dedicate alla palestra? Abbiamo dedicato diversi incontri con la dirigente scolastica e delle rappresentanze di genitori per trovare delle soluzioni temporanee. Alcuni, soprattutto i genitori dei bambini più piccoli, preferiscono scegliere soluzioni di fortuna ma nella scuola, quindi aule che temporaneamente possano essere dedicate a questo o addirittura l'atrio dove la scuola lo consente. In un altro caso abbiamo prospettato la possibilità di usare l'impianto di CSU di Sanino, che invece ha dei campi coperti che sono più agevoli, più grandi, anche se a distanza dalla scuola, organizzando un servizio di trasporto. Mi sembra che i genitori tutto sommato optino, ovviamente facendo buon viso a cattiva sorte, per una soluzione interna alla scuola per i mesi necessari. Come abbiamo sentito stamattina, i mesi necessari non saranno pochissimi, perché entrambi gli impianti sono oggetto di intervento, ma non prima di marzo. Quindi il rischio alto è quello di essere per tutto l'anno scolastico, per forza di cose, indirizzati a soluzioni di fortuna. Assessore, la ringrazio per essere intervenuta nel nostro giornale. Monitoreremo, ovviamente riparleremo della situazione. Grazie ancora per essere stata con noi. Allora, arrivederci, grazie.